Ragazzi, arrivati all'aldea, cosa abbiamo notato? Che abbiamo? Dai, dillo tu. Abbiamo i coglioni che toccano per terra, abbiamo forato una gomma. Ci siamo neanche accorti, sinceramente no. L'apparecchietto che abbiamo non ce l'ha neanche. Abbiamo messo l'apparecchietto per la pressione delle gomme, ma non ha funzionato. Cioè? Adesso devo verificare come mai non ha funzionato. Ed è importante perché è proprio sgonfia, cioè anzi abbiamo preso qualche chiodo, qualcosa, non lo so. Ma che è questa? Quella interna speriamo di no. Non lo sappiamo ancora. Vediamo, dai. 650 metri da qua abbiamo un gommista, quindi. Vedi, nella fortuna siamo qui in un'area bella tranquilla e in più abbiamo un gommista dietro, quindi vabbè, dai. Va bene. Dove? No, non dietro di te. Dai, piccio. Quindi Salma e Cangue Freddo. Calma e Sangue Freddo. Marco si è già messo i suoi vestiti di lavoro. Tac, va che look. Dai, look. Vamonos. Vai per cortesia a prendere i miei chiavi nel campo, amore. Sì, arrivo. Grazie. E sapete come ci siamo accorti? Perché io sono scesa, stavo mettendo il cuneo. E Marco si stava ovviamente muovendo col camper per salire sul cuneo, gli dico: ma che rumore strano fa la gomma, totom, totom, totom. Però anche lui, bassi. Le sue solite fisse. Vero che hai detto così? Più o qualcosa del genere? Più o meno sì. Vedi. Cazzo di roba qua che non ha funzionato, porco, Giuda. Vai a vedere per cortesia quanto ti segna. Sì, la pressione. Allora, che gomma è quella lì a destra? 4,9. Aspetta, 4,9, aspetta. Adesso suona. Ah no, non è quella. Ok, ho sbagliato a guardare. La 5 addirittura questa qua prima, allora. Adesso quanto è? 0. Adesso? 5. Ma come fa a essere 5? Ma Marco è sotto, ha messo il cricchetto. Ma è già veramente basso sto mezzo, porca miseria. Si alza di pochissimo alla volta. Di quanto si deve alzare? Sì. Una volta che ho sollevato appena la terra. E basta allora. Va bene, è sollevato, bene. Sì. Porca di quella, attimo come cazzo è basso sto camper, figa. Ma poi sei andato sotto con gli occhiali da sole, come facevi a vederci? Dammi la mano, va. Piano. Vici la schiena. Oh. Fermati un attimo, fai un attimo di stretching. Di schiena, può capirmi. Fai un attimo di stretching. Oh. Va bene così sollevata? Va benissimo. Via. Ha smollato il cartellino. Cioè, ma una cosa un po' più semplice non potevamo farla? Vabbè, ma siamo già fortunati che abbiamo. Oh cavolo. Ok. E come facciamo a portarla? La portiamo in camper? Perché nel carrellito non ci sta. La portiamo in camper. Ehi. Cominciamo a portarla in camper. Mettiamo quella di scorta. Ah, non volevi montare quella di scorta te? No, aspetta che metto su per sicurezza i dadi che non si sa mai. No, per l'amor del cielo. Giusto, per i cini? Chiudi. Metti i dadi e chiudi. Piacerebbe capire dove cazzo ho bucato, sinceramente. Infatti, quello è il problema. Perché se non ce li ha segnalate. No, a parte che abbiamo capito che è constatato che è comunque difettoso il sensore, giusto? E abbiamo constatato che avere un gemellato è ottimo. Non ti sei neanche accorto tu, giusto? Alla guida? Assolutamente, zio. Per quello a me viene il dubbio che abbiamo bucato qua. Io non vedo chiodi qua, Non vedo chiodi, non vedo tagli. Aspetta. Che strana cosa. Non ho mai cambiato le gomme ai camper, ma le macchine le ho cambiate tante volte. Ho provato a cambiare anche in una settimana 4 volte le gomme. Quando facevo la guardia giurata. Bucavo sempre. E se la portiamo al gommista farà la prova con l'acqua, no? Certo. Mettila nell'acqua, vedrà. C'è uno che beve col vino magari. Ma che strano. Quindi questa qua la lasciamo montata, li facciamo riparare l'altra gomma
rimontiamo con l'altra gomma e questa la teniamo in caso di emergenza, che siamo tipo in culo e lupi, che non possiamo. Niente, facciamo così, dai. Che vedete, pellicini? È giusto? È giusto? Sì, quindi adesso preparo qualcosa da mangiare, dopo alle 3, quando apre sto tizio, andiamo a vedere, andiamo a piedi da lui. Andiamo con la gomma così. Infatti. 100 metri con la gomma così. Ah, mettiamo sul carrellito, non ci sta. No, non ci sta. Sono arrivati adesso Martina e Ale. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Eccoli. Hai visto che bella sorpresa? Ah, yeah. Porca zozza. Ma che poi mi sa che non c'è. Noi abbiamo su anche i sensori, ma non ce l'ha rilevato. Sì, c'è l'assessore. Il bello che Martina mi ha scritto poco fa. Tranquilli, non aspettateci a mangiare. Mamma tanta. Sì, hai ragione. Oh Gesù santo. Ho rimesso la sua gomma. Adesso abbiamo visto che ci dovrebbe essere un gommista a 200 metri. Ah, 200. Ah, io ho visto 650, Marco ha detto, quindi... La facciamo rotolare. Se no, che ti fa? Se serve andiamo col mammut. Se serve sì, ma grazie. Però 150 metri. Okay, vabbè, comunque insomma, vediamo. A rota, a rota. Ma sapete perché mi sono accorta? Perché stavo mettendo il cuneo e come sempre gli dico Marco vai indietro, dico ma fa un rumore strano la gomma. Popom, popom, popom. Il macchinetto, sicuro. Sì, è veramente basso, basso, basso. Ah sì, non riesci a... Sì, vai sotto proprio... Vabbè, adesso vediamo insomma. Ecco qui, Marco tutto attrezzato in partenza. Vamo, dai. Vai dal gommista. Tanto 500 metri. Ciao amore, a dopo. No, vado, va solo lui. Se hai bisogno chiama, eh. Chiamo il 112. Ecco. Oh, Marco è tornato. La gomma è viva ancora. Ed era cosa? Aia, la valvola? Sì, la valvola era svelata on the road. Ci ha chiesto 20 euro, sono stati veramente bravi, ma grande. Però si è abbassato il martinetto. Cosa Martina? Ho scoperto che si è abbassato il martinetto. Caspita, da cosa l'hai dedotto? Dicono tutti questa frase e a dirla uno si sente anche molto meccanico professionista. Quindi adesso dirò questo quando fa qualcuno figo. Si è abbassato il martinetto. Adesso alzerà il martinetto. Adesso lo alziamo, sì. Lo alziamo, noi guardiamo. E beh, oh. Si è alzato? Sì, si sta alzando. Vedi? Confermi? Sì, così sì. Fai anche un po' di palestra, guarda là. Esatto. Guarda che martinetto. Guarda che ah, volevi il tappetino, volevi, l'ho portato lì. Sì, dai. Sì, ce l'ho, dovrebbe andare. Vuoi il tappetino? Volevo il tappetino. Ormai. Non mi serve più. Bene. Cioè, il tuo supporto vuole... fagli il tipo, visto. Sta montare a far tipo. Ma non sa il tuo. Guarda, vediamo i carabinieri. Vabbè, questo è l'aiuto. Potente. Psicologico? Scusa. No, ma voi andate ragazzi che magari rischiate che chiude. No, andiamo al muro, torniamo. Però aspetta, aiutiamoli prima. No, poi se chiude. No, ma cosa aiutiamoli? Davvero, guarda che io veramente ci metto un quarto d'ora a montare la gomma. Ok. Dopo facciamo la doccia e poi se siete ancora là vi raggiungiamo. Sì. Alla tramonto allora. Intanto sa che dovevamo ripassare per forza. Poi vediamo se state ancora qua. Se non ci vediamo direttamente laggiù. Va bene. Dai, allora se passate magari lo andiamo insieme. Dai, però abbiamo trovato in compenso il pezzo per Andrea, il nostro amico Andrea Dronan di Andre, il tuo pezzo arriva fra era contentissimo settimana. Andre. Sì, settimana. Ho fatto la videochiamata, aveva il sorriso tipo Joker, no, Andre. E se non ci succedeva questo inconveniente non l'avremmo mai trovato, no, perché l'altro tutto succede per esatto, esatto. Per un motivo, cioè. Perché abbiamo già chiesto anche un altro Sasha Carrozze, ma non l'ha trovato. A Brianza abbiamo chiesto ma quasi tutti gli Sasha Carrozze. No, per il tuo di Andre dicevo, non per il nostro, per il nostro sì. No, per il nostro, intendo Andre. Allora ragazzi, quasi quasi ce l'ha fatta Marco, eh. Oh. Chiusi bene? No. Non è che ci perdiamo la gomma? Devo chiudere bene. No, ok. Perché? Però questo affare potevano inventare qualcosa che lo teneva su, eh. Se adesso basso solo, il cab e amici, se resto sotto è stato difficile conoscermi. Dai, non fare il cretino, cavolo. Vado, mi fido, eh. E ti fidi? Porca trota. Fidasse bene, non fidasse meglio. Oh, questi lavori a me piacciono sempre meno. Vai. Più o meno siamo a 60 kg newton. Questa è la chiave dinamometrica. Avete visto?
attrezzo molto professionale. Esatto. Rimonta la padella. Rimonta la padella. Finito? Amo corduto. Ragazzi, buongiorno, vi diamo degli aggiornamenti in merito alla questione gomma. Scemo, scemo, gomma, gomma. Ma niente, ieri sera ha suonato ancora il monitorino della pressione. Ha suonato perché il meccanico non ci ha gonfiato abbastanza la gomma. Felicini, per i più esperti, fatemi sapere se è normale che il sensore della pressione della gomma non abbia funzionato perché si è rotta la valvola. Sistemata la valvola, rimesso la gomma, rimesso il gommino, rimesso il sensore, adesso funziona. Non è che magari se si taglia la valvola non funziona il sensore? Boh, fatemi sapere voi se vi è capitato anche a voi sta cosa. Però vabbè, adesso andiamo a gonfiare e speriamo che sia tutto a posto. Questa è la zona di carico e scarico, molto grande, molto ampia. Tenete presente che anche in questa area il massimo di permanenza sono 72 ore. Direi che comunque è molto molto buono. Ne abbiamo fatto una notte e ce ne andiamo. Allora ragazzi, siamo arrivati dal gommista barra carrozziere barra meccanico tuttofare. E tutto questo popò di capannoni. Questo è anche uno sfascia carrozze. A me che sto parlando. Ora. Vuoi il traduttore? No. Ma capito che devo gonfiare? Sì. Ora le dico, signor, che non mirerà la pressione tutto il suo. Grazie. Questa è l'officina, anche accessoria, ci stiamo scoprendo di tutto, vedete là in fondo, anche sfascia carrozze perché ha tutte le macchine rotte. Vabbè, risalgo che dobbiamo metterlo in posizione, Sciarchito. Non devi entrare? Boh, non so, aspetta quello che mi dice qualcosa. Ma io penso che sì, se devi misurarti la pressione come fa? Deve entrare sì, Aspetta, che arriva lui. Aspettiamo. Era lui con cui hai parlato ieri? Il capo è lui? Il capo è lui, sì. Ah, ok. Ma questa non è la sua officina. Questa è l'officina del suo amico, penso. Ah, non è una cosa unica. No, probabilmente lui sarà pieno di lavoro. Perché non hai tirato il freno a mano? Ah, sarà pieno di lavoro? Sì. È sempre pieno di lavoro quello. Ieri sembra di essere un centro commerciale. Vabbè. Vabbè, aspettiamo. Aspettiamo. No ragazzi, la situazione non va bene, è sceso a 2,8, quindi probabilmente c'è altro che... non so cosa c'è che non va. Porca zozza. Tu quanto quieres? Tres. Tres? Solo? No, quieres? 4,5. Qua? Ah. Vieni. Anche di più. Sì? 4,5. No, questa non è la nostra gomma, ragazzi. Si stanno confrontando per un altro lavoro. Vabbè, non importa. Verifichiamo se sta gomma, no, se puoi viaggiare tranquillo. Stanno a svolgere la misma pressione. Tu mi ingagliavo. E ora se puoi mirare se la gomma è... Io te... No, è il sensore lo che paglia. Ok. Lo vuoi vedere. Marco gli sta facendo controllare anche tutte le gomme, tutte le altre. Quindi Marco svita, toglie le padelle, non so come si dice in gergo, e il signore controlla la pressione. Vedete? Dallo specchietto. Siamo stati da questo gommista che è a fianco praticamente a questo meccanico e ci ha spiegato che i sensori che abbiamo montato, non questi tipi di sensori, ma in generale, a meno che prendi sensori che valgono tanto, ma non sono molto affidabili. In effetti il suo manometro segnava 3,5 bar
e il nostro segnava 2,8 che poi è sceso 2,2. Quindi non lo so, ditemi voi se avete riscontrato gli stessi problemi oppure se sono le nostre valvole che non funzionano. A sua detta è così. Nel frattempo ci siamo fatti 4 km per raggiungere questa fabbrica del riso che ci hanno consigliato, Martina e Ale. Regalini presi, stavamo andando in direzione Delta dell'Ebro per andare a visitare le risaie e Marco ha notato questi prezzi pazzeschi qui al benzinaio. Guardate un po', 1299. Direi che è ottimo, infatti stiamo facendo il pieno. Non che ci manchi molto, saremo a metà serbatoio, però gasolio A, giusto amore, per le auto? Esatto. E gasolio B per i mezzi agricoli. Come facciamo a avere la ricevuta qua? Mi sa che non l'ho sezionata io. Ma la targhetta? L'ho presa io. Okay. Mi sa che non l'ho sezionata io. Vabbè, niente. Seleccioneu al sortido. Recolliu al ticket. Ah, vedi che si può fare. Quanto hai fatto? 70 euro. Questo navigador, stai loco. Stai loco. Loco. Ah, solo un pezzettino. E non so perché ci ha fatto entrare là. Faccio vedere le risaie. 409 per 5 km. Amici, abbiamo capito che questa zona sul delta dell'Ebre, tutti i benzinai che ci sono qui hanno i prezzi veramente bassi. Mamma mia, cioè abbiamo visto addirittura un prezzo 1289, 1295. Però quindi, sono sempre benzinai, sì, mai sentiti, quindi probabilmente sono agricoltori, sì, che mettono a disposizione la loro aziende. Quindi se passate da queste parti, cioè non fate benzina, non fate gasolio in tutta la Spagna, fatela qua. 120. Amici, siamo sul delta dell'Ebre, all'interno del parco naturale. Ci facciamo una bella passeggiatina e guardate un po' mentre stiamo mirando il delta, cosa passa. Fanno il tour con la barca. Sentite che parla? Andiamo alla scoperta di questa riserva naturale paludosa. Dovrebbe esserci anche tante specie di uccelli. E ci sono fiumi, dune, spiagge. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sembra sempre come Jack Sparrow. Poi Jack Sparrow. Oggi Jerry Lewis. No. Oggi però sei Jack Sparrow. Jack Sparrow. Dipende come lo giro il capello. Grazie. Di qua o di là? Andiamo di qua. Chiesto dei pescatori che cosa pescano qui, ci hanno risposto il cangrejo, che non riusciamo a capire cos'era. Il cangrejo, in effetti, ragionandoci, cangrejo è il granchio. Okay. Poi l'ughina, che è la spigola, e poi l'orata, che si dice orada, forse, sì, orada, sì. Quindi molto simile a noi. Sì, questo è il loro pescato.
qui ce ne sono un sacco di pescatori. Ci sono un sacco di barco che passano via e portano i turisti. I turisti a vedere la laguna. La laguna, esatto. In questo momento il capitano sta dicendo: alla vostra destra ci sono degli esemplari italiani che ci stanno. YouTuber sfigati. Esatto. Vediamo. Vediamo se riusciamo a farci salutare dalla gente del barco. Si saluta veramente. Siamo proprio in Spagna qua, eh. Che carini. Sì, Creo che deve essere l'Ebre. Cos'è che dice mia amore, scusa? Vai a Lecco, sul lungo lago di Lecco, a fare una ripresa del genere, a salutare, a vedere cosa ti dicono. Ti fanno, non dico un gesto, un dito della mano. No, ti fanno il dito medio, sì, così. Ti ignorano. Dire, o se no fanno, o se no fanno. Ma non vogliamo niente. Oh, c'è un mirador. Wow. Dai, che questa qua confronta la torre del Pirulico, non è niente. Vamos a mirar el mirador. Bravo amore, hai vinto tutte le tue paure. Il Parco Naturale del Delta dell'Ebro si trova in provincia di Tarragona e si estende per circa 80 km quadrati. Se volete sapere quali sono le paure che ho vinto, anzi una abbastanza grande, vi lasciamo qua sopra il video. Andate a vedervelo. La ricchezza ornitologica è di rilievo internazionale, con più di 400 specie diverse e alcune delle colonie di riproduzione di uccelli marini più importanti del Mediterraneo. Sulla zona costiera sono presenti grandi lagune circondate da canneti e la periferia del parco è caratterizzata da terreni salini e grandi spiagge deserte con dune di sabbia. Siamo arrivati al mirador del fenicottero. Vediamo cosa riusciamo a vedere. Purtroppo, anche se il periodo è quello giusto, non siamo riusciti ad avvistare i fenicotteri rosa che si avvicinano solitamente alle rive per nidificare ed accudire i piccoli. Ma guardate che strada, stiamo passando in mezzo alle risaie. Amici, sembra di passare, fare lo spartiacque. Ma secondo voi, ma Google è normale? Cioè, ma dove cazzo si sta facendo passare? No, ma per me è giusto così, eh. No. Secondo me fai uso che ti arriva qualche stupefacente, non lo so. Come fai a dire che è normale che ci manda? Ecco, è per quello che ci ha mandato qua. No. Hai visto? Camminava sull'acqua. Ma non è normale. Camminava sull'acqua. Sì, camminava. No, amici, la strada l'abbiamo persa, basta. Camminava sull'acqua. Ma se c'è l'acqua alta 5 cm, guarda, amore. Guarda. Ma non vedi che c'è la palta, amore, cammina sulla palta. Ah, sulla palta sarà. Vabbè, ma sembrava che camminassi sull'acqua. Io vado, ciao! Vado! Dai! Dai, ma veramente! Sembrava che camminassi sull'acqua! Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci, iscriviti al canale e metti un like.